Bentornati nella compagnia di iReporter per te, abbiamo cambiato la tematica e anche l'ospite. Parto dall'ospite, il dottor Franco Marcomini, medico del CERT di Padova. Buonasera. Alla fin fine è il Dipartimento per le Dipendenze, perché sono sempre questi nomi, queste sigle che noi non riusciamo a decifrare. Allora, con lei, dottore, grazie per essere qua, parliamo di, come da promessa, giovani ed alcol. Ci sono delle cose, insomma, che ci interessano particolarmente, ad esempio a breve partirà di nuovo la movida sui Navigli, si riparte intorno al 30 di aprile, manca ancora un mese, ok, però la voglia di festa, di sole, prende i giovani e via, prende anche la bottiglia. E c'è anche un'altra ordinanza molto importante che è stata discussa insomma, in queste settimane, proprio dal sindaco, l'amministrazione quindi del sindaco Ivo Rossi di Padova, che divieta, in pratica che vieta, scusate, l'asporto quindi di alcolici nell'area della stazione. Partiamo con ciò che è il suo e ricordiamo che, mi sbugiardi nel caso, so che in Europa siamo i primi come età, fascia d'età, ad assaggiare l'alcol, quindi parlo dei giovani, e la cosa furba e intelligente è che è proprio un parente stretto del giovane a far assaggiare l'alcol, quindi uno magari può pensare alla bravata tra ragazzi in compagnia, no, è il papà, il nonno, la mamma, la zia, la cugina, e poi può diventare una seria problematica. Sbaglio? Ma su questo non sbaglia e su questo nulla di nuovo sotto il sole, perché le iniziazioni precoci nelle culture mediterranee appartengono alla storia millenaria del rapporto con l'alcol. Nella cultura contadina, in fondo, l'iniziazione è precocissima e quindi noi siamo in sintonia con quella vecchia tradizione che portava anche i bambini ad avvicinarsi all'alcol. Ma c'è anche un altro aspetto della precocità che viene spesso sottovalutato e nascosto, che anche i bambini durante la gravidanza rischiano di essere esposti ai consumi di bevande alcoliche da parte della madre. È vero. E questo può produrre dei danni piuttosto consistenti, e sono recenti ricerche che dimostrano questo. L'attenzione però dell'umanità nei confronti di questa problematica, anche questa è antichissima, perché nell'antica Grecia si faceva divieto alle coppie che si sposavano durante le celebrazioni matrimoniali, che avevano anche un certo grado di gozzovigliamento, che gli sposi, che dovevano anche procreare, non dovevano bere, proprio perché avevano intuito che nel momento del concepimento si correva un grande rischio sul nascituro. Poi abbiamo l'epidemia del gin nel 600 in Inghilterra, quindi la storia dell'umanità è segnata da questa consapevolezza, e la scienza molto più recentemente ha preso atto che questo è un fattore di rischio notevole. Allora, io sto mandando, dottore, delle immagini di alcune feste che sono proprio storiche, famose e stanno prendendo purtroppo sempre più piede. Allora, non voglio passare per il solito bigotto, ok? Anch'io mi diverto, anch'io insomma partecipo a ciò che insomma sono gli eventi mondani, però mi ha colpito ad esempio prima nelle immagini c'era questo ragazzo che tracannava direttamente dalla bottiglia, quindi un Aperol. Per l'età che ho, so che l'Aperol è tosto, insomma. Ma guarda, è un liquore che di solito si deve diluire. Guarda, e lì invece fondo blanc si dice. L'alcol è contenuto in tutte le bevande che in qualche maniera rappresentano una fonte di attrazione per quel tipo di comportamenti. Anche qui non siamo di fronte a qualcosa di nuovo. In fondo, fin dalle Baccanti, gli esseri umani hanno sempre cercato nell'alcol questo aspetto euforico, anche di gozzovigliamento di piazza, questo modo di funzionare piuttosto disinibito, piuttosto così. Ma perché? Ludico. Ma perché la realtà è troppo dura, nuda e cruda e non si riesce ad accettare? O perché, come lei diceva, è un po' una questione nostra italica del fatto di dover essere insomma, anche tra gli uomini soprattutto, maci. Allora cosa fai? Non bevi? Io mi ricordo, le porto un esempio, anni fa, da ragazzino, esco in un locale con la compagnia, tutti avevano la media, la birra media, bicchierone, ho preso una birrettina piccola, sono stato deriso, tutti dicevano, ma di chi è questa scorreggetta, di chi è questo bicchierino così, non è da uomo.
È una cosa italica, guardi, è una cosa... Non è una, è una cosa sì parzialmente italica se rispetto alla cultura un po' macista, no? Però noi quello che vediamo è che questi comportamenti sono diffusi sia nei maschi che nelle femmine, cioè quella vecchia affermazione che era un problema puramente maschile è ampiamente superata dai fatti. Sì, è vero, c'è questa necessità di omologarsi al comportamento collettivo e soprattutto a omologarsi a comportamenti di intossicazione episodica, periodica, che richiama molto le culture però nord europee. Noi abbiamo un'iniziazione precoce tipica delle culture mediterranee e contemporaneamente le intossicazioni occasionali che è tipico invece delle culture nord europee che avevano una iniziazione molto più tardiva. Le due culture si stanno in qualche maniera così, integrando. Guardi, però dottore, per i miei trascorsi, io arrivo anche dal turismo, chi mi conosce lo sa, io ricorderò sempre un papà russo che dava alcolici, altro che l'Aperol, a suo figlio che avrà avuto quei 10-11 anni, quindi le sto parlando di grappe perché eravamo in montagna e sono rimasto sconvolto, ma come fai a un padre dire quello che deve fare o non deve fare, soprattutto poi un russo che sono cinque volte cultura, noi. Questa è la cultura russa, ma la cultura dei paesi nord europei, quelli di area così, sì. Norvegia, Svezia, anche il Regno Unito, ha avuto in tempi passati, per anche la grande presenza del movimento della temperanza, questo atteggiamento di ritardare l'approccio. Oggi tutto questo non c'è più, tutto si sta omologando. E una grossa influenza è rappresentata dagli schemi della pubblicità che in qualche maniera veicolano attraverso le bevande alcoliche stili di vita legati appunto alla forza, alla potenza, alla sessualità, all'estetica, alla percezione estetica dell'altro. Allora, vediamo un attimo chi abbiamo al telefono. Ecco qua. Pronto? Angelo Luni? Sono io. Eccolo qua, perfetto. Scusi dottore se la interrompo, stava parlando. Allora, chi è Angelo Luni? È il direttore di APE, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Quindi voi racchiudete come sigla i bar, giusto? I bar, i pubblici esercizi, cioè ristoranti, esatto. Pasticcerie, esatto, serie. Dove togliendo le pasticcerie, insomma, beh, anche no, insomma, comunque c'è la somministrazione di alcolici, giusto? Sì, sì, giusto, giusto. Perfetto. Allora, noi stiamo dibattendo con il dottor Marcomini ciò che è la questione dei giovani e l'alcol e ho voluto sentire anche lei per la questione dell'ordinanza del sindaco Ivo Rossi di Padova di vietare quindi l'asporto degli alcolici nell'area della stazione. Cosa ne pensate? È un danno che vi hanno fatto? È una cosa invece positiva? Si contrasta un pochino il dilagare di situazioni di degrado dovute logicamente all'assunzione di alcolici? A lei la parola, Luni. Sì, grazie. Ecco, diciamo che i pubblici esercizi non hanno protestato, se non così, qualche battuta, il che vuol dire che il provvedimento restrittivo è stato, diciamo, accettato riconoscendone le motivazioni e le giustificazioni. Ecco, è una zona molto degradata, quella della stazione ferroviaria Corso del Popolo, via Valeri, Piave Colalunga, per cui questo provvedimento serve soprattutto a evitare che personaggi un po' strani, al di fuori, diciamo, di quelli che sono i comportamenti normali, acquistino lattine di alcolici, birre, bottiglie e le bevano durante la notte con schiamazzi e poi le bottiglie che rimangono le buttano dove capita, quindi con pericolo anche per la sicurezza oltre che per la quiete pubblica e il decoro. Ecco, quindi questo provvedimento diciamo che tutto sommato tocca di striscio i pubblici esercizi perché possono continuare la somministrazione. Sì, quindi all'interno si può bere tranquillamente, si può consumare, sempre mi raccomando, accortezza, però non si può prelevare, diciamo, il lattine e le bottiglie e gozzovigliare all'esterno. Fuori, sì. Perfetto, sì. Quindi siete d'accordo? Siamo sostanzialmente d'accordo, ecco.
pensavamo che magari prima di prendere il provvedimento si fossero cambiate così qualche idea, qualche impressione. Comunque, ecco, sostanzialmente il provvedimento è corretto. Perfetto. Luni, io le chiedo una sciocchezza detta così, certo, lei mi può rispondere qualsiasi cosa. Siete però vigili sulla questione dei minori e l'alcol o, purtroppo, vista la crisi, chiudete un occhio? Ma, guarda, il problema è, diciamo, è il comportamento dei singoli esercenti. Come categoria, la categoria ha a cuore i giovani, per cui non si lascia andare. Può esserci in mezzo qualche esercente che magari in difficoltà possa anche così, però direi che il problema non è generale, quindi nessuno si vende alcolici. D'altra parte gli avvenimenti, le situazioni più critiche avvengono a Padova, al di fuori, diciamo, del luogo dove operano i pubblici esercizi, certo, pensiamo certo. Al Botteló in Prato della Valle, pensiamo, esatto, noi abbiamo già mandato le immagini delle varie feste, ecco, capito? Quindi sono tutte situazioni al di fuori della portata dell'esercente e dove non partecipa quasi mai, anzi è... Certo, infatti sottolineo che a breve contatteremo proprio chi organizza la movida sui Navigli, che riparte il 30 aprile, e lì non c'entrano gli esercenti, lì è tutta un'organizzazione che ad esempio l'API, la vostra sigla, non segue. No, la critichiamo, ecco, ha degli aspetti positivi perché tutto sommato ha permesso di togliere l'attenzione, cioè le pressioni che c'erano in centro con il problema spritz. Sì, dello spritz. Però ho notizie che spesso degenerano, insomma, ecco, quindi oltre all'alcol c'è anche qualcos'altro e non sempre c'è la massima sorveglianza e rigore. Guardi, io ci sono stato due volte e non ho visto, insomma, questi fenomeni, però io logicamente lo dico, non faccio neanche l'agente di polizia. E quindi se lei le è arrivata la cosa, avvertiremo anche noi, sì, insieme, fatelo anche voi. Non ci sono mai stato, ma poi bene o male vengono a riferire queste cose. Certo, altre, insomma, comunque no? Sappiamo che la polizia non è stupida, io li ho visti, gli agenti c'erano, le camionette erano presenti. Allora io la saluto e la ringrazio e le auguro un buon weekend. Grazie, altrettanto a lei. Grazie Luni. Ecco qua, mamma mia, ho troncato mentre stava salutando, mi perdoni. C'è questa cosa, insomma, quindi di queste feste, del fatto di voler essere grandi di colpo a tutti i costi e poi diventa però una dipendenza. È da lì che c'è appunto il CERT, quindi il suo dipartimento. Come se ne esce però? Ma guardi, se ne esce solo se si ha una capacità di coinvolgere le famiglie, perché questi comportamenti nascono in ambiti collettivi, come è stato rappresentato prima, ma come ha ben ricordato lei, sono comportamenti che vengono tollerati e appresi all'interno del contesto familiare. Se uno torna a casa alla sera molto tardi, non è difficile scoprire se ha bevuto o no, perché c'è l'alito e i comportamenti sono piuttosto evidenti. Allora è bene che i genitori, prima che si sviluppino danni gravi, si allertino un pochino prima e incomincino a porre dei problemi di natura educativa, prima che entrare sull'ambito strettamente sanitario. Dottore, però noi siamo partiti proprio da un discorso che potremmo forse integrare maggiormente sulla tipicità di questa regione o anche di quelle che ci sono accanto. C'è proprio il vanto da parte del Veneto, del Friulano, buona parte anche della Lombardia, proprio io bevo, sono figo. Questa tradizione si intreccia con la crisi della modernità, con una difficoltà estrema, quasi angosciante, che le giovani generazioni incontrano nel guardare il futuro. È chiaro che l'alcol rimane un anestetico potentissimo, antichissimo, e rischia di fuorviare l'angoscia di questi ragazzi. Io credo che la soluzione più significativa è quella di incominciare a diventare protagonisti dell'educazione dei propri figli proprio su queste tematiche. Ovviamente i servizi specialistici possono anche dare un contributo, ma sarebbe bene che i genitori incominciassero a diventare più competenti. Le comunità multifamiliari esistono per poter fare questo, si chiamano club alcolici territoriali, non sono luoghi di etichettamento, ma sono condizioni che permettono alle persone di incominciare a osservare precocemente il comportamento dei loro genitori.
Io credo che se la gente comincia un pochino a prendere sul serio queste problematiche, si possono trovare soluzioni. Certamente le misure di ordine pubblico sono importantissime perché hanno anche una valenza culturale, cominciano a dire come stanno le cose. L'alcol è consumatissimo, quindi viene sottovalutato. Allora, se invece la società incomincia a dire ma poniamo dei limiti, dei controlli, Però, incominciamo a dire sotto dottore, a una me piaceva certa il età. discorso che lei ha fatto. Secondo me, se attuassimo un cambio, ma lì c'è sempre il dio denaro sotto, dei messaggi che lanciano i media, cioè il fatto che, attenzione, non è perché se bevi chi hai la biondona che ti sceglie, oppure guarda che se bevi è sicuro che ti diverti e sei uno che verrà accettato, quindi lanci Ma un altro tipo di immagine, vede, anzi, la fai pubblicità. vedere come uno si concia, come si rovina. Una delle cose più brutte che io abbia mai visto è la donna, ad esempio, quando veramente è piena d'alcol, ubriaca, perde tutta la grazia e la sua bellezza. Sì, su questo non c'è nessun dubbio. Il problema è che la pubblicità è molto abile a È cogliere gli pervasiva, aspetti certo. seduttivi dell'alcol e la contropartita non può essere solo quello di Esatto. mettere in evidenza la bruttura, ma costruire una bellezza su canoni completamente diversi. Abbiamo un seduttore per quanto riguarda i giovani e le feste che organizza. Sto parlando di Federico Contin. Di Harry Hilton dell'alcol. Ciao Federico, grazie Buonasera a tutti, perché come stai? io apprezzo sempre Federico perché comunque lui ci mette la faccia, vabbè qui è al telefono ed è disponibile per spiegare un attimo come sono le cose che organizza. E si parla con te di Movida appunto sui Navigli che riparte il 30 aprile. Attenzione che abbiamo appena E anche di sentito. passione. Che... Sì. Ci sei ancora Federico? Pronto? È caduta la linea, adesso chiedo alla nostra regia di ripristinare la Eccomi qua, linea. pronto, Eccolo qua, pronto, non vi ho più Federico. sentito. Eccomi qua, scusate, Grazie alla eravate. regia. Dicevo, Federico, Sì. è appena arrivata, insomma, una telefonata. Stavamo discutendo con il presidente di Ape, la sigla appunto che racchiude tutti gli esercenti, e diceva che sono a favore di questa apertura, quindi della Movida, però dicevano attenzione che ci è arrivata voce che insomma gira anche droga dell'altro. Io ho sostenuto che comunque la polizia l'ho vista, era presente, c'erano le camionette, ecce, ecce, e quando sono stato io 2 volte non ho visto niente. Parliamo in primis di ciò che è questo evento, parliamo anche di rispetto, quindi per la tutela dei giovani e la problematica dell'alcol e dopo se ti fa piacere Certo. rispondi un pochino com'è e come non è. A te la parola. Certo. Allora, dal punto di vista di droga, io penso che il problema non sia al parco a Piani o ai Navigli, ma sia un problema sociale dei ragazzini e anche degli adulti che sta sempre più diventando, si sta aggravando la Sì, situazione. dilagando. Quindi non penso che, sì, divagando, non penso che sia localizzata da noi. Anzi, in questi parchi noi abbiamo un servizio continuo 24 ore su 24, sia di guardia sia di sicurezza È vero. dall'ingresso a tutte le aree all'interno e quindi anzi, cerchiamo assolutamente di combattere questo fenomeno, anche se non è semplice ovviamente, perché più di limitare l'accesso ai parchi, agli spacciatori individuabili, dopo di che non possiamo fare altro. L'anno scorso, proprio in collaborazione con la Guardia di Finanza, siamo riusciti invece a interrompere un flusso di denaro falso che era abbastanza importante. L'anno prima siamo riusciti a individuare dei ragazzi che facevano le fotocopie a colori con la fotografia del minorenne, però con i dati da maggiorenne. Questo era per eludere i controlli che Certo. fanno fiscalissimi i baristi. Per non dar da bere ai minorenni, però se loro si presentano con la fotocopia a colori del documento dentro la plastica al barista, lì non è che possiamo avere anche adesso la penna ottica dell'Interpol per vedere se il documento è vero o è fasullo. E a un certo punto ci siamo accorti di uno che distribuiva le carte d'identità false, l'abbiamo individuato e denunciato, però tutto questo lavoro è un lavoro che si fa perché conosciamo bene il territorio, lo controlliamo a vista. E quindi riusciamo. Penso che sarebbe invece più difficile per un bar in piazza o nel ghetto individuare queste problematiche, perché ovviamente c'è più spazio per muoversi per chi è malintenzionato. Senti, che Questa cosa accadrà quindi il sicuramente. 30 aprile? Ci sarà un'inaugurazione, ci sarà una festa, cosa fate? O riparte comunque Beh, come sì, ogni anno con animazione, feste e il musica? 30 aprile si parte
che è di mercoledì sera, si parte alle 18 per il 30 aprile, che è la vigilia della festa dei lavoratori, sempre su Viale Colombo al Portello. Quest'anno abbiamo anche molte news. La prima è quella che abbiamo un chiosco che diamo alle associazioni per le persone disabili, i ragazzi down, gratuitamente venderanno gelato, cioè loro lo venderanno, noi diamo lo spazio compreso di casetta, macchine, certo, per il gelato e tutte, bravi, le attrezzature, bello, gratis a questi ragazzi, anche perché abbiamo saputo che non percepiscono più un euro, questi poveri si promettono tanto ma continuano a togliere, esatto, quindi ogni è un taglio 15, unico. 20 giorni cambierà l'associazione all'interno e si tireranno su questi soldini che aiutano comunque le associazioni, a noi non dovranno dare nulla, godranno comunque dell'energia elettrica, dell'acqua e tutto, certo, quello che ne va dietro, ed è molto importante, faremo molte iniziative anche per il consumo del gelato. Federico, speriamo, devo chiudere, non... e ti ringrazio. Sì, sì, scusami. Prego. Ciao, okay, grazie, buon weekend. Okay, vedo che ciao, la regia, ciao, mi sta, ciao, facendo pressione, chiudi, chiudi, okay, chiudi. Okay. Grazie Federico, perfetto, mi raccomando, ciao, vigilate, ciao, occhi ben aperti, grazie. Sempre. Un salutone e buon weekend. Dottore, come ci lasciamo? Cosa possiamo dire ai nostri giovani? Ai giovani e ai loro genitori un invito pressante lo faccio. Quando l'alcol diventa un episodio problematico, quando questo nasconde una difficoltà del ragazzo o della ragazza, non esitate a rivolgervi anche al, mi aiutate a trovare al CERT, facciamo due chiacchiere, questo non significa appiccicare etichette alle persone. Potete anche cercarmi sul telefono se volete, se vuole io do anche il numero, il mio numero di cellulare. È suo, lei è libero di... 335 20 54 09, mi telefonate e vedrete che troveremo una soluzione a tutti questi problemi. Mi piace dire una via d'uscita. Una via d'uscita, anzi un miglioramento, esatto, un'occasione per riflettere insieme a partire da un problema. Dottore, a lei e ai nostri telespettatori buon weekend, ricordo prima di salutarvi che ringrazio anche il nostro Lucia Murariu per la regia tecnica, questa sera alle 21 TV7 Match, da non perdere perché si parlerà di troppe chiusure di negozi, di sicurezza e tanti altri argomenti molto importanti legati al nostro territorio. Grazie a tutti per averci seguito, torniamo lunedì alle 19:15 con AI Reporter per te. Buon weekend a tutti voi.